Buongiorno a te, Aquila. Dottore, lo sapete quando vi stimo, ma ve l'hai detto 3 miliardi di volte. Il mio nome è Aquila, Aquila de Vincentis, e non Aquilina. Non da ragionare, mi discordo, all'età mia. E voi l'età? A cacciate fuori solo quando vi commenate. Per il resto in poi, facciamo il giovinotto. Lassa stamo. Ha comprato giorno. Cammi mi inducca fuori, a ti fare una picca compagnia. E ci togli una guardata. Del cazzo, 30 anni con comprano giornale. L'hai comprato, tu vai qui. Ma dicemi una cosa. A stambulatorio stamattina non c'è nessuno. E vuol dire che sta... Grazie a Dio. E poi, in questo paese, non ci sta restando più nessuno. Un paesino. È piccola, non vi preoccupate. Un paesino. Hai chinato qua. Ogni anno che è passato c'è sempre meno gente e già hanno salutato capartano i parenti, pure alla santa messa ci sono poche persone, è come se la vista spagnata non corsone. È vero che la vecchiaia una scota ce l'ha data, che ci può fa, mannaia, è stata mannata. La piazza si è scurmata, pochi i rosicatori, e a fa una camminata vedi soltanto umore. Thank you.
faccio un bello caffè. Ma volentieri, aspetta che sentiamo su volista pure la farmacista. Aquila! Dottoressa Aquila! E no momento! Mamma mia, che pressa! Tanti notizie chiede su! Ah, mamma mia, tu stai portando su giornale! Cangiano le notizie! No! E allora? Veramente ti vuole chiedere subito il portuno caffè? Scusate, ma se non pigliamo così ne canzone. Facciamo la bocca. Scusami, dottore. No. Mimo! Sì? Non è che per caso insieme al caffè mi portassi due biscottine? Cioè... se mi fa camera di fame. agli ordini, dottore, subito! Aquila, scusa se mi permette. No. Schizzino. Secondo me avessi mangiato una picca più leggero. Non avete ragione. Non pari i letti, lei mi risulta ultimamente. No. Dorria proprio. Però vi prometto che da lunedì comincia la dieta. Quando lo... Un medico ha ordinato analisi in provetta e dopo il risultato mi ha dato la ricetta. Mai più la soppressata, né carne di vitello, verdura malessate, un petto ma di pollo, formaggi quasi niente, di vino un bicchierino, per pane sufficiente un piccolo panino. Dopo sate l'intera mi pigliano sconvolto, perché una dieta vera mi fa congiare sconvolto. La prova l'hai fatta. Un giorno la pastina che è quasi sempre scotta, con donno anzalatino. A sera più leggero, una muoggio di freselle, ad essere sincero, una fetta di mortadella. Non saccio se resisto a questa condanna a vita. Un amico che mi ha visto, una giovane dimagrita. A me invece mi pare... che passo ogni giornata a dose se vengare a panza, se è ingrassata. Ah, non le so ne faccio, se no cosa chiede esce. Anzi, appena posso, mi mangio piede e coscia di gancio e di tacchino, un sugo con la scarpetta, e su mi sento china, me ingogno una morpetta. Radio Carieta!
Oh, Elena me, se non tanto in prima macchina, con Papa Francesco mi ha dato tutta roba buona e fresca. All'ultimo mi ha detto se volete mi ha regalato. Dice che ci lasciava. Lascia la mia, che qualcuno ci vinceva. Un babbona così, a gente venendo a noi perché avevamo tutta roba buona e fresca, se no si andava al supermercato. Certo, certo, mo. E fresca che ci sta sapendo. Fatigature, com'è? Stamattina mi stavo preoccupando con papi a vestimenta ancora. E la gente tu avete lasciato? Memmo, un po' spiritoso e porta due birre. Due birre? Che salute in prima mattina! Prima mattina? Oh, mi si è alzata alle 5. E alla 4 l'ora. E hai fatto scimmie con le polizie educatori. E hai dato la brutata di porci e le polizie di sì, sì, sì. Mi sono stancato solo a te sento. Mimmo, la piglia si deve bere il mamma. Buongiorno. Beh, se ti pronta per una travolta oggi. Me? Sì. Portami si carte, che comincia l'ora della lezione, di scupe in briscola per i guaglioni. E portami pure un altri due birre, che pochini perda paga. Vabbè, tira poco culo come un soldo. Sicuramente paghiamo noi. Ma mi veni a dire che sei un gatto, non è vero. Ah. Piazza Rosicatore, un albero e due panchine, o pomeriggio sano, e bucche sempre chine, non parlano mai piano. Sa piazza, intitolata il nome valente, mo ven utilizzata per criticare la gente. Non lassano paesano senza ci fa un cappotto, pur si muore lontano, che sia villano o dotto. E chissà l'occasione per fare quattro mesi la sola occupazione che offre al suo paese. E ancora, per fissiare, ha scritto sopra i muri di oi la mi chiamare Piazza Rosicatore. Scasso conte di a ieri sera mi sono cercato buono scusami e come mai la farmacia il pezzo si sente male o non è che forse ti ha mangiato anche una cosa pesante no una presa poi gli arriva e hanno pezzi di formaggio mi sono alzato buono e hai fatto colazione e stava facendo lavoro quando una volta mi sono cominciato a sentire malamente. Ma diciami una cosa, ma ti fa male anche una cosa specifica? Che saggio? A capo, a panza, i gambe?
No, è una malavoglia, se ci vuoi dire. Allora, compà, te lo dico io che ti amo. T'hanno affascinato. Oh, Erika, ma ancora si così crede? Veramente no, insomma. Ah, comunque, tu, io ci credo. Ma va, va, Ricca, fammi la farmacia, che donna quella, sicuro mi imbarangono rimedio. Ti saluto. E va, va. L'affascino è che la sensazione che non ti sai spiegare non trovi una ragione che ti può soddisfare. A capo ti fa male, l'ossa ti senti rotte, pare che niente male, dolori te li tutti. La pignola mi ha incontrato, ma non mi ha fatto niente. Mi sento più scasciato, mi fanno male i denti. Mamma mi ha detto, certo, qualcuno ti ha guardato con l'occhio, che lo stuolto, e ti hanno affascinato. Non servono dottori per te per stare meglio. Non servono le cose per ti guarire, figlio. Ma presto andrai a trovare a Magara, senza fare chiugere, pure se costa cara. Allora siamo venuti a Bidonna Cuggetta e dice, state mute, e piglia una boccetta, cottinge acqua e basta. Poi ci fa cada uoglio, tre gocce, e ce l'impasta con sale e capodaglio. Si fanno segni di croce e attacca l'Italia, pregando a mezza voce, mi parla Casmania, e comincia ad alare, quasi per una mezz'ora che non si poteva fermare. Sapevo quanto dura. Gianluigi mi ha guardato, figlio, sta proprio male, sì, ti hanno affascinato che non ci fa stuffiare. La mano mi ha appoggiato con forza sopra la fronte. E tutto mi è calmato. E buono siamo conti, nessuno mai te creda. Con aree sufficienze si mettono più a reda che crede alla scienza. Io pure non ci credia, ma tutto mi è passato. E mo alla farmacia ci passo, ma di lato. Buongiorno belle signore, che vi porto stamattina? La mia? Niente. La nostra picca è iara missa. Anzi, un caffè, senza zucchero. Senza zucchero. A mia? Un bello cornetto alla crema e un latte ammacchiato. Pigliatillo pure tu, un cornetto. No, grazie. Io, a parte tutto, me sta corta a mangiare. Ca Don Federico mi ha detto che tiè. O diabete, i trigliceridi, e il polisterolo avuto. Ca io, so picchi mangiare è rimasto. Ca curi tempi che corrono, non ne potiamo godere più niente. Ecco qua. Cornetto alla crema, un latte ammacchiato e un caffè amaro. Ma te l'hai sicuro che non ti posso portare in daggio? Mimmo, non indurmi in tentazione. Amen.
proprio mi fai fatti tua. Ma un suo poter non troverà un sacristano come Cristo con manna. Tiene ragione, ma è di quando era signorina che signor dentro a sta chiesa. Ne hai visto passare prima, ma è più forte di me. E quando signore ma sta vedo, va ancora in giù, mi signore dedicata a sta missione. Mamma. Nino, buongiorno, buongiorno, buongiorno. I campani. Vai. Me, è fatta l'ora. Mimmo, portami un punto. Arriva subito. Ma va tranquilla, che ci penso io? Pagate voi. Grazie. Grazie. Vieneci ogni tanto alla messa, che ti fa bene. Sempre alla stessa ora che suona la campana, qua cappottina scura s'avvia la paesana. Di quando ormai è sola, che un bosso ha sotterrato, ara chieseggia pula e non la manca uiato. Non si ne perda una di missa in giam a giornata, fino a cusulipuna e aspetta la mattinata. O bango che ero avanti, Iggia si l'ha comprato, ci tena libri e guandi. Nugangio ci ha inghiuvato piccimpica borsetta, che è tutta rovinata, ma prima che si assetta, si fa una camminata. Appiccia una cannila per un marito morto, e seggi minta in fila, un crocifisso e storto, e piglia uno sgabello per un consa diritto. Mo para proprio bello e tutti stanno zitto che attacca litania. In prima lo rosario, poi i nomi di Maria. E piglia lo breviario che è tutto consumato a furia di girare. Colori ha ormai cangiato, non c'è più niente di fari. Ma ancora un affinito che da giusta lataro. Linzuola rifinito di un tessuto raro, un calice di vino e l'ostie consacrate, due tovaglietti di lino, cugliori ricamate, un pagenuo sciumano che gira senza sosta, a tutti d'una mano, pur usa peggio e tosta. A femmina assittata comincia a cantare, ma a voci sa aiucata e l'hanno d'aiutare. Che poco ci mancassa, se non fosse a proprio iuta, gli servire la missa, ma non restassa muta. Eppure se non bastassa, all'ora da colletta, con un cestino passa e con pazienza aspetta che mollano i dinari, ed ogni tanto muova come per incoraggiare, che una già offerta a giova. Fortuna con nessuna a fa sugli e venire, carrieta di già vula a mastra di liciri, e finalmente giasa un prieviti parato, e a tavola poi vasa un rito è incominciato. Buongiorno. Buongiorno.
Io non ci credo che li porta gli elli, ma quando puli vino mi viene a tremare. È una combinazione se le sconde più strada, ma pur senza ragione anche una cosa accada. E guai a richiamare per nome, per cognome, che ti può capitare che manco tutti sono. E solo per prudenza ti viene a ti toccare giù sotto di la panza senza ti far guardare. Medicina. Ma quale disturbo? Vieni, vieni che ti sbrigo un prima, vieni. Don Pedro, buongiorno, buongiorno. Che mi contate? Certo che questa postazione controllate tutti i movimenti della gente. Sì, ma t'avessi credo, cangiano i tempi. Ma le persone sono sempre gli stessi, con le loro virtù e i loro difetti. Sì, magari oggi c'è più una parvenza di libertà, di democrazia. Ma l'animo umano è difficile che cangia. Eppure, Don Vedere, i cose cangiano come? I frati cazzano tra di loro. Ma c'è figli non si parlano più. E le famiglie sono sempre più scacciate. Ormai i valori della vita sono finiti. E forse tiene ragione pure tu. Fatti come la vostra, ci sembri me. Thank you.
nessuno si marita. Più nessuno si marita. Mo si chiamano compagni. Pure insieme di una vita, se ti sposi, non ci guadagni. Se ti secchi, te ne vai. Se sta buono, invece stai. Piglia, lassa, pure piglia, ma ci mancano le figlie. Se passi con moglietta sul concorso principale, hai di stare sempre allerta. Certo, buongiorno Iugale. Che piacere, è la tua compagna, no? È moglierma e ma compagna. Noi siamo ancora allo Santico, e lo sai quello che ti dico. Siamo ancora innamorati, per noi tempi non sono cangiati. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Ma sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Me ha detto. Carme! Chi dei passi di Rita? Com'è? Tutto a posto. Mi fanno abiti di compagnia. Ca stava lì nella posta, ma hai visto che c'è troppo fila e ha spinto un poco. La vive nella limonata. Ah sì. Mimmo! Sì! Portane due limonate, freschi possibilmente. Ghiacciatiti pure! Come detto. Un minuto, che gli ha la frutta. Era umana di Elena. Che mi conti? E dici a Milla una novità? Che io, riesco picca, non faccio mai niente. Ecco qua, limonate. Grazie, Mimmo. Prego. Mimmo, come se diventato carestoso per il tonaggio. Oi, congè, è la crisi, tutto è aumentato, tutto, pure per noi. Sì. Baba. Se vuoi la limonata, io posso prendere. Comunque, Carmen, una notizia te la voglio proprio esponere. Dici. Come? Tu l'hai saputo che lì sei tornata incinta? Pare che è stato un muto. E c'è rimasta benda. Ah, gente, santo manna, perché non si è sposato? La vita d'ogni banna è proprio sbregugnata. E manco ci ha lasciato breve taladaro. Capuro, l'ho curato, vuole acconzare in baro. E quando te ne dico? Comma, usa che ti dico. Dice. Gingia su paesi, ecco. Corna. Ci dico, un basta un panarietto. Uno ti gira e ti vuole, ne siete fatta rietro di uomini sposati che vogliono fare viaggi. E la femmina, un ne è meglio, che come resta sola, un mascolo si sceglie e come la c'è giovola. Sì, ne come sei, che ne ragione. Thank you.
questo, a me buono. Buongiorno. Magia, ce l'hai un mannato. Quindi c'è niente. Pressa? Io non ne tengo pressa, però se me l'hai piglia. Vieni qua, con delle pressa che devi dovegno, vieni. Su, magicini, ci su. Una sordaina. Come ne hai pagato? Mi ha detto che non tutto cura mutua. Hai udito che hai sbagliato? Sei stata un'altra busta. E a mia che me ne frega quando costa. Io tengo l'astensione. Maria, ma non è la sordaina, Maria. Chissà, sono le tue. Oh, su tutti due. Ma che ne saccio io? Ma faccio di certo Federico, va. Certo, poi tra lui e tra lui è stata fregata la giornata di me. E basta, che cosa? Che ridi di un'altra? Chissà, non ci sta buona. A mezza pausa, a sta proprio rovinata, no? Thank you.
Buongiorno. 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 Due orzate, per favore. Due orzate, subito. Ha visto che ne è passata? Sa smorfiosa. Speriamo con sa vicina, che hai io un naso porto proprio. Come ti capisci? Pensa a mia che tengo vicina in casa. Non fare alzate. Grazie. Grazie. Una e due. Voler sapere e tu a caccia tutta sta voglia che un marito l'impiegato è. E sappiamo pure come è stato assunto che la moglie ci ha dato una buona mano. Era figlia, para la principessa sul pisello. Bel pisello, dicimo, visto che la sera a casa l'accompagna sempre un uomo diverso. S'hanno cangiato pure la macchina che l'avevano comprata manca 2 anni, però un comune si dice che l'ha scelto l'amante da leonessa. La vergogna, era un marito, sa tutto e sta zitto, come si dice, cornuto e condito. Gigi, la sta venendo proprio a dormire. Cara, carissima, perché io ti vieni pigliando una cosa con noi? Veramente, non vuoi sta disturbare, hai visto che parlavati già di voi? Ma quale disturbo! Stavamo ragionando così, tanto che passa un tempo. Mimmo, la giorzata! Meno male con se fermata, che io a chissà un naso porto proprio. Thank you.
Stasera non mi è piaciuta proprio. Non è più come una volta, quando c'era chiaria di sacralità che ti dava la concentrazione. Chi ne arriva prima? Chi ne si assetta dopo? Gente vestuta, mezza angola nuda. Io dico che prima tu l'avessi a ti permettere tutta questa libertà. Tu stai ficcetta a muta. Capare con te, visto che sei stato tutta la serata a guardare che i gammi che era sbrigugnata seduta avanti a noi. E me ci so che te lo vuoi, sì, ci so che te lo vuoi. Ecco, oggi, quando c'è alcuna ricorrenza, i film mi si vestano con una vista mia una sfilata di moda. Non è più come una volta che rifesta la gente ci ha veramente per devozione. La festa della Madonna, tanti ne hai visto fare chi la scala di gente a salutare la Madonna e dopo ginucchiate sinnicala, che sia guaglione o puramente nonna, per devozione di sa mamma bella, che si pregava con la faccia in terra, mamma di certo, ma pure una sorella, chiamata Madonna di la Serra. I femmini era capo la veletta e l'abito sgargiante della festa. L'uomini con camisa e con giacchetta e un berretto calato a mezza testa. Ognuno dalla campagna si partia, che ancora un sole manca era spuntato. All'irto e crucavo lo salia, cuciste in capo e sporte di nulato. C'è chi li porta cirme di farina, chi ne provviste per i poveretti, chi ne conigli, chi ne una gallina, piacuri, crape e pure due cavalli. E misse da mattina fino alla sera, i prieviti comunimo la luce, che sta giornata tutti quanti a tira, come du cielo sentissero la voce. A riffa di giugnosti di San Francisco, tirava in un biglietto arrucciolato, sperando che stavo io che pisco, ma non saccio perché me l'hai scordato. A ragazza la fiera è già montata, ed ogni mercanzia è bella esposta. Coperte, lenzuole, e rampicciata che per un tavolino è fatta apposta. Zappe, tridenti, gacci, spite, fusce e gengine, scarponi con le tacce, cimente e polvine, piatti, bicchiere e coppe, cortieggi già annulate, cavuzzi con le toppe, quasi attallasticate. E per i quadrieggi, trummette e palloncini, gabbiette per la ciegge, nucigge e turroncini. C'è un vecchio che suona all'organetto e tutti intorno subito a ballare. Da butta ven arrutto un rubinetto e un bicchiere o peagurio già cannare. I guaglioni con tocca le girelle cafogliendo lo viento fa ruotare e i giovinegge con le vesticelle curte per si fa guardare. Tempi passati e tanta nostalgia, picchi la festa che si faceva ad agosto e forse c'è voluta la pandemia. Penny ci fa pigliare torna a gusto.
la verdura. Come sono i banani stamattina? Toste, toste che buvattano. Tony, a sbriguia, signora. No, no, ma sbriguia. C'è ancora una cosa? Ma volessa una pochi cipolle, ma gli dì una poco mucce. Signor, ca di muscio non c'è niente. Quando ne volete? Ma dammi ne quattro, tanto alla casa siamo solo io e mamma. Prego. Quant'è? 10. Grazie. Buona giornata. Buona giornata. Don Pasqua. Non dell'età, si mantiene sempre una bella prima, Che questo mi fanno ben dire. Ma una volta. Oh, tempo è passato, Tony, lascia ieri, lascia stare tu. Zitella, sicuro si è allungato o tempi senza orare, se la femmina ha passato le tappe da tirare l'uomo a casare, c'è un rischio che rimana e niente ci può fare. Zitella affila lana, e come uno straviendo arrivare a quarantena, l'ha già pigliato lo scanto che è giù, signorina. Idra ci ha messa tutta per s'aggiustare buona. Una vera e propria lotta. L'abito che si indola, la camicetta nuova, lo shampoo a permanente, l'anche pure le muova, non ci ha cavato niente. S'ha messo un rossetto colore do granato e a regola inucato la crema per la faccia, l'ombretto per i ciglia, è pronta per la caccia, una vera meraviglia. Scarpe con tacca spilluca, troppe cade cicata, e portano gingillo più lungo di una spada. I labbri s'ha gonfiato, che le pariano stritte, i ciglia s'ha attirato, che erano troppo fitte. E s'ha bucato i ricci per ricine nuove. Oi, ma dove le ficchi, che sono pieno delle giove? Puro l'occhiale scuri e nuca pietra falda, va sbattaremo l'amore che un setena salda. Si impesa tutta avanti, che ha vista tena curta, mi fa morire di scanto e ad ogni banna urta. E mo s'è rassegnata a rimane zitella, ma io l'ho incoraggiata che a mia mi para bella, e se non cangio idea ci hai fatto un pensierino che proprio ne è pei, anzi è no figurino. E una proposta faccio, se ci può sta con mia, e presto me l'abbraccio, ma sposo e così sia. Thank you.
bello quando un minzo dell'estate. È bello quando il minzo dell'estate all'improvviso giova e le pece d'interra su bagnate e l'erba che rassicca si rinnova. Cangia sa pur io come soiuello, come serva che canta di frischizza, si mutassa una volta tutto un giorno e mi trovasse a dove c'è bellezza. Ma no, di sordi volisse accomigliato, che pure chi rifinisce non già niente, ma di lavori di tutto vicinato e in pace cui l'amice di parenti. Aprimo lo suo cuore incatenato, facimolo volare in l'aria fristina, come circo che avimo liberato, come notte che va versa mattina. Anna Perri e Roberto Celebre. Daniela Perri e Alfredo Aloise. Patrizia Fullone, Francesca Fullone e Maria Ciancio. Teresa Romano. Lina Perrone e Rosetta Zingone. Teresa D'Agostino e Franco Celico. Ida Greco e Giuseppe Cavalcante. Ida De Rose, Marilena Fullone. Anna Maria Pellegrino e Alba De Cicco. Antonello Gallo, Eugenio Perri. Tonino Cavalcante, Paolo Cosentino, Gianfranco De Cicco, Camillo Fullone. Stefania Conforti e Albino Spagnuolo. Roberto Bruno. Maria Giovanna, Lauria e Vincenzo Mantuano. Massiccia. Allora speriamo di avervi dato un po' di spensieratezza questa serata. Ci dispiace di qualche inconveniente tecnico. Io voglio precisare che la maggior parte di queste persone che avete visto recitare per la prima volta sono venute su un palcoscenico e hanno messo il microfono. Quindi se c'è stata qualche incertezza, qualche difficoltà,
al loro nome vi chiedo scusa. Speriamo di fare sempre meglio. Allora, le poesie che avete ascoltato sono di mio fratello, di Giacomo Guglielmelli, che è presente. Per un problema tecnico non riesce a salire sulla scala, lo vediamo da qui. Bene. E allora, andiamo a questi ringraziamenti come al solito. Allora, ribadisco, il primo grazie va a queste persone a cui voglio che dedicate un grossissimo applauso, perché in maniera assolutamente volontaria si sono sottoposte a tante e tante prove, alcuni non volevano salire qui, però mi rivolgo. Ecco, invece abbiamo sciolto anche questo piccolo ostacolo. E quindi grazie a tutti voi, veramente, grazie, grazie ancora. Allora, ringraziamo lo staff tecnico con Franchino Corniola, Peppone Zingone, i fratelli Palmieri, Luigi e Federico e Dino Ventura. Un grande, grandissimo grazie va a Francesco Tricoli, che ha curato le musiche. Lui ci aiuta sempre, sempre disponibile, e noi contiamo sempre sull'aiuto degli amici. Va bene. Poi ringraziamo i direttori di palco, che erano Giuliana Parrulli, Daniela Perri, Anna Perri e Ugo Maria Guglielmelli. Questa volta me lo sono ricordato, non dimentico sempre. Allora, siamo all'amministrazione comunale. Qui è d'obbligo che qualcuno in rappresentanza dell'amministrazione comunale debba salire qui. Se non c'è il sindaco, chi per esso? Sappiamo che ha avuto degli impegni improrogabili, quindi chiameremo il vice sindaco a nome di tutta la nuova amministrazione comunale, alla quale diamo anche noi gli auguri. Grazie. Allora, ora le faccio dire qualcosa. Ringraziamo come al solito i padri missionari Ardorini, perché ci hanno dato la possibilità di fare le prove sia sul Sagrato che, come al solito, all'istituto Don Bosco. Ringraziamo la ditta Gaetano Cesario, che ci aiuta nel trasporto delle scenografie, e gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di fare una riffa, perché a parte il contributo del comune, noi siamo veramente autogestiti. Allora abbiamo pensato di fare anche noi una riffa per raccogliere qualche contributo, perché purtroppo quando facciamo serate così le spese ci sono, e sono tante. Quindi l'Angolo d'Oro, Todis dello Scalo di Montalto, la Conad di via Aldo Moro, l'Ottica Arcuri e Ossessioni di Eugenio Cianduni. Allora, nel ringraziare l'amministrazione comunale che ci è stata veramente vicino, io sono stato veramente per loro una zecca in questi giorni, non li ho lasciati i pede manco un minuto, però alla fine siamo riusciti a fare questo, ci hanno offerto il palco, le sedie, e insomma è venuta fuori una bella serata. Do la parola al vice sindaco di Lira. Buonasera a tutti. Il saluto del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale tutto. Il sindaco voleva partecipare a tutti i costi a questa nostra serata, ma per problemi più che istituzionali, per problemi di vero e proprio contrattempo, non è potuto essere presente.
Noi come amministrazione ringraziamo soprattutto la compagnia teatrale Pagliacci, voi tutti, nella figura anche del presidente, il dottore Guglielmelli. Enzo Veretta, presidente Enzo Veretta, a tutti voi allora. E a voi veramente un ringraziamento per ovviamente radicate sul territorio, per sempre per aver diffuso e promosso la cultura a Mondalto. Voi sapete che la cultura in volana sia importante per lo sviluppo socio-economico e culturale. Non ci può essere un vero sviluppo diffuso se alla base non c'è una grande considerazione della cultura. E detto questo, io voglio dire anche la presenza dell'assessore Cerve dell'amministrazione comunale, che è presente insieme anche al consigliere Lauria, ho visto anche nel pubblico la consigliera Pina Sturino. E quindi io chiudo, non la faccio lunga perché è una serata di grande festa, però voglio chiedere anche io un applauso a questi veri protagonisti della serata, che sono questi attori che ci hanno fatto molto divertire, ma come sempre in tutte le commedie c'è stata una grande riflessione da parte di tutti noi, soprattutto quando è necessario andare avanti con lo sviluppo, ma soprattutto andare a ritornare ai valori veri, i valori dell'umiltà, e il valore anche che dice spesso il nostro sindaco Biagio Faragalli dell'educazione, e quindi mettere al centro anche e soprattutto la famiglia come cosa principale, come primo posto. Quindi viva Mondalto Fugo e viva tutte le persone di Mondalto che diffondono e promuovono la cultura a Mondalto. Arrivati a questo punto, veramente un grazie di cuore per la vostra... Chi è? È il professore Aloise. Buonasera a tutti. Allora, io sono stato delegato dai miei compagni di palco per ringraziare il dottor Paolo Guglielmelli, la signora Giuliana Carrulli, Giacomo, la compagnia dei Pagliacci, per aver creduto in noi, che siamo comunque dei principianti, per averci permesso per averci coinvolto e per aver permesso a tutti noi di condividere questi momenti insieme. Grazie. Grazie solo a voi, grazie solo a voi. Bene, ci congediamo. Buona serata, buona continuazione di serata.